Un canino! Che bello. Cosa? Cosa sta... No, no, no! Cosa sta succedendo? Aiuto! E qui finisce con To Be Continued. In realtà noi continueremo già dal primo episodio, quindi penso che forse li metterò vicini. Oh! Oddio! È Sans questo, l'unico personaggio che conosco di Undertale. È quello della canzonetta. La ta ta ta. Il vecchio trucco della stretta di mano. Cosa ha fatto? Cioè, li ha elettricizzati? Aspetta un secondo. Have you said it before or something? Oh, ma tu non sai tradurre niente! Ti sei girato prima che io dicessi... Che strano. Comunque, tu sei un umano, giusto? Io sono Sans. Sans, scheletro. Sono abbastanza sorpreso che degli umani si girano intorno, però non mi interessa tanto catturarvi. Però mio fratello Papyrus è un fanatico di catturamento umani. Diciamo una cosa, lui... Vabbè, saltiamo. Sì, saltiamo, perché è niente. Veloci, nascondetevi. Ah, vabbè, è qui intorno praticamente Papyrus e ti vuole catturare. Ma non è vero come abbiamo fatto. Cosa? Siamo detto quelle due lampade. Facciamo una cosa, tu traduci quello e io faccio Papyrus. Ma perché urla sto qua? Ma perché ti c'è The Rock? Tu lo sai cosa, fratello? Sono passati 8 giorni e ancora non ho ricalibrato il tuo puzzle. Ma che cazzo stai facendo, fratello? Quelle lampade sono molto belle, puoi vederle? No! Io non ho tempo per questo, ya! Yeah. Ma chi sei? Sei Richtofen? Sì. Padroni, un'altra morte per voi! La sua testa è esplosa! Che gioia! Che cosa succederebbe se un umano venisse qui? Devo essere pronto! Io sarò il primo, io dovrò essere il primo! Io catturerò gli umani! E dopo io, il grande Papyrus, riceverò quello che... Rispetto, riconnessione, fama, potere. È stato un uomo che ha ottenuto tutto questo. La guardia reale fa questo. No, questa è un'altra storia. Ma allora forse quella lampa potrà aiutarti. Sans, tu non stai aiutando. Scheletro pigro. Ehi, prendila con calma. Tonnellata di lavoro ogni giorno. Una scheletonata. Ma che cazzo? Perché una persona grande come me fare così tanto per avere un po' di riconoscimento? Suona come se tu stai veramente lavorando per te stesso. No. No, io ti ammazzo. Sto lavorando fino all'osso, ma che... No, 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 basta! Ti aspetto. Che... Non riesco, non riesco. Ma che cazzo c'è? Va bene. È ritornato... Ok. Ma è bellissimo, entra nella quarta parete. Ciao, ragazzi. Odio tradirlo, ma potreste farmi un favore? Stavo pensando. Mio fratello è da un po' che sta giù. Non ha mai visto un umano fino adesso. E vedere voi forse farebbe la sua giornata migliore. Vabbè, fanculo. Ti odio. Comunque, qui c'è una cassa o sbaglio? Sì, cosa c'è? Pa 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 pa. Toglob. Ma questo mi che... Mi sembra un Pokémon. Proviamo a parlare, ecco. Proviamo a parlare stavolta, okay. Dai. Facciamo uno scherzo. Abbiamo preso in giro lui. Ha fatto una botta sul ghiaccio. Log. Oh, no, 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 no. Scusa, scusa. Cosa facciamo? Eccolo, probabilmente. Cosa? Ah, quindi se noi facciamo qualcuno triste, non ci danno XP, però ci danno un sacco di soldi. Per di qua, no? Sì, è l'unica strada, cazzo. Quindi, stavo parlando riguardo Undyne. Eh? 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 Ma perché si girano in Sans! Oh mio Dio! Un umano! Oh, e sembra un familiare! Oh mio Dio! È un umano! Sì. Oh mio Dio! Sans! Finalmente l'ho fatta! Undyne! Mi farà diventare così popolare. Umano, tu non passerai quest'aria. Io, il grande Papyrus, ti fermerò. Ti catturerò. E ti farò spedire fino alla capitale. E poi... Non sono sicuro di cosa succederà. Ma in ogni caso, continua se hai il coraggio. Ti giuro, spero che Papyrus scappi da questa cosa. Non riuscirò più a tradurre in vita mia. Ah, mo se c'è altro. Questo è carino, dai. Parliamo? Perché lo stai combattendo? Abitudine. Fai il complimenta. Va bene. No, ma no, ma perché? Per sbaglio. Ehi. Il mio cappello è ancora qua. Ah, hai capito. Facciamo ignorarlo di nuovo. Sembra un po' sconfitto. Bene,
Non mi interessa, in realtà l'interesse. È disperato per attenzione. Adesso, se lo rubiamo. No, facciamo complimenti. No, se lo rubiamo. Ah! Abbiamo rubato il cappello. Addio! Un cubo di ghiaccio. Si è sciolto nelle ultime mani. Il cappello. Ice Cap? Non è più Ice Cap adesso. Ma no, ma che cazzo? Ora è Ice. In poche parole, l'obiettivo di questo gioco è quello di rubare le cose, umiliarli e poi ucciderli. C'è qualcosa scritto qua. Stai osservando la stazione costruita bene. Chi potrebbe aver costruita questa? Sicuramente era una famosa guardia reale. Non è ancora una guardia reale famosa. L'inglese non è il nostro forte. Assolutamente non muovetevi. Qui cosa c'è? Non ci muoviamo. Oh, qualcuno si è mosso? Oppure la mia immaginazione? Qualcuno si muove, per esempio un umano. Farà modo che non si muova mai più. Ma cosa? Oddio. Ma perché lo colpisci? Ma prova a parlargli prima. Non muovetevi. Non provate a muovervi. Oh! Vuoi parlargli? Non lo so, no, l'ho ammazzo. Fatto bene. Cosa c'è qua? Nord Ice, Sud Ice, West Ice, Est, città innevata. E Ice. Va bene. Oh, c'è un pazzo di neve. Rubalo. Ciao, io sono un pazzo di neve. Vuole vedere il mondo, ma non posso muovermi. Sareste così gentili da portarmi con voi? Vuoi prendere un pezzo e portartelo con te? Grazie, buona fortuna. Hai un pezzo di pazzo di neve. Che cosa carina, è un pazzo di neve che vuole vedere il mondo perché sta sempre Oddio, è quello là. No, non di nuovo. No, ma la mia voce. Io e mio fratello abbiamo creato alcuni puzzle. Io penso che troverete questi qua abbastanza shocking. Trappola elettrica? No, un labirinto elettrico. Se toccherai queste mura di questo labirinto. Orco! No! No! Quasi a te commentare, ma. Hai capito? Ci ho messo la strada. Sì, prendete questo. Ok, provate adesso. Ma ci ho passato la strada. Ma se io per caso provassi a. Ah, si prende la scossa. Vabbè, ma. Ma non ci fa niente, ma. Ma infatti non ci fa male. Incredibile! Sei riuscito a scappare da queste trappole. E l'ha servito così easily. Appena tradotto in inglesino italiano. Il prossimo puzzle non sarà così facile. Oh! Un cliente! Comprare qualcosa? Beh, noi abbiamo un po' di soldi, volendo possiamo. Sì, ma dai, magari ci cura. Prendene due. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Umano! Io spero che siete pronti per. Sans! Ma dov'è il puzzle? È proprio davanti nel terreno. Non c'è nessun modo che potrebbero superarlo. Ok, cos'è? Cosa c'è scritto? Cosa? Sans! Quella cosa non fa niente! Io credo che dovresti usare le crocette. Cosa? Crocette? Ah, è quelle tipo del giornale. Sì, ma che cazzo? Ah, incredibile. Umano, solvi questa disputa. Qual è il più difficile? Ma io sinceramente credo che le parole crociate siano più difficili. Beh, diamo ragione a Scienzo o l'altro. No, dai. Voi due siete strani. Però sono così facili. È sempre la stessa soluzione ogni volta. Devi sempre riempire delle caselle con la lettera Z. Non è vero. Oh, finalmente possiamo salvare. Questo è un piatto di spaghetti gelati. Sono così freddi che sono incastrati nel tavolo. Beh, andiamo avanti. Aspetta, microonde però senza spina. Tutte le cose, tutte le impostazioni dicono spaghetti. Ma che cavolo. Ma in realtà è abbastanza ma è facilissimo sto gioco, mamma mia. I cani della morte. Dov'è questo odore? Se c'è un odore, identificati. Ah, stanno usando dappertutto perché non riescono a capire. C'è uno strano odore qua. Mi fa venire voglia di eliminarlo. Eliminare te. Ma che caspita. Dogami. Ah, ma sono due persone. Ma dai, fai a dogare essa prima. Aspetta. Rifacciamo con Pat. Stop, don't touch her. Aia! Ma questo è schivabile. Proviamo ad ammazzare uno. Se. Sì. E poi ritorniamo qua. Ok. Hai ragione. Muori, let's go. Abbiamo sconfitto uno dei due. 62. Mamma mia. Vabbè, ma questo è impossibile, dai. Però, se combattiamo già dall'inizio è molto più facile, decisamente. Ce l'abbiamo fatta. Senza usare neanche cure. Cosa bisogna fare? Boh, ci sono dei cartelli. Cosa vuoi dire a Papirisso riguardo agli spaghetti? Li ho mangiati, così è contento. Davvero? Veramente? Oh, nessuno ha mai goduto della mia cucina prima. Io, il grande maestro chef Papirus, farò in modo di fare la pasta tutte le volte che volete.
Toon RVX in a 0. Ah, devo farlo 0. Vai. Fatto? No, non è andato. Mi sa che deve essere 0. Let's go. Let's go. Mio fratello ha iniziato una collezione di calzini. No, non avevo la gola se... Oh, veramente mi sto sgolando. Ho deciso di fare questo puzzle mettendoci la neve per farlo sembrare la mia faccia. Peccato per aver ghiacciato sull'asfalto. Ora la soluzione è differente. Non preoccupatevi, umani. Io e il grande Papyrus risolverà questo. Nel frattempo state liberi di provarlo da soli. Proverò a non darvi la soluzione. Ora se ci parliamo c'è della soluzione, scommettiamo. Quindi poi una soluzione, vero? Penso che sia da fare tutte le X, S in 0S. Puoi provarlo. Penso che bisogna fare così. Immagino, come prima. Wow! Dai, su Resolve era facilissimo. Dovessi prendere in considerazione i puzzle come faccio io. Vai, botta la scheletro. Avete fatto un bel lavoro nel risolvere il puzzle. Fa saltare, che nemmeno è servito il mio aiuto. Che è un bene. Esatto, perché mi piace assolutamente fare nulla. È tipo te. Il mio stile di vita. No, è tutto blurato. Ehi, è l'umano. Amerei questo puzzle. Il bello è che è tutto pixelato e poi fa sta cosa. Carino. È stato fatto dal grande dottor Alphys, famosissimo. Riesci a vedere questi titoli? No. Quando lancerò questo bottone, inizieranno a cambiare colore. Qualsiasi colore ha diverse funzioni. Il titolo rosso sono impassibili. Non puoi camminare. Ok, sul rosso non possiamo camminare. Ah, ma sai cos'è? È campo minato. Ah. I campi... I giallo sono elettricità. T elettricità. Vabbè, grazie. Il verde invece... sono quelli d'allarme. Se cammini su un universo avranno la funzione di combattere contro i mostri. E l'arancioni sono arancioni. Basta. Fanno un odore blando. Ah. E i blu sono acqua. Puoi notarci, ma sono di arance. Ah, hai capito? E i piranha ti mangeranno. Ma è difficilissimo. Oltre a questo, vaffanculo. Se vabbè, ma è finto. Sicuramente ora arriverà Shanks e si mostrerà il passaggio giusto. No, no. Se ma vabbè, c'è scritto. Vabbè, vabbè. Of course. Dispase. È tutto randomico. Ok. Ok. Ah. Secondo me si rompe. Ma cos'è sta roba? Ah. Si è rotto il macchinario. Cosa è successo? Che gira? Ancora? No, basta, ti prego. Vi prego, basta puzzle. Cosa? C'è fatto una statua con lui. E poi... Sans un sassolino. Ce l'abbiamo fatta. Ok, era facile, dai. Guardate qua, ragazzi, che paesaggi mozzafiato. Ah? Cos'è? Chi è che si nasconde lì? Un canino! Che bello. Cosa? Ora non è più tanto bello. Ma cos'è sta roba? È cursatissimo. Certo, la musica in questo fondo sembra una roba. Ma guarda, c'è un cane anche sul braccio e anche la sua lancia. E poi scodinzela. Play, facciamo play. No. Ah, non vuole giocare. Non mi frega niente. Tu. Ignora. Si avvicina. Hai capito? Alex, dai, sul serio. Era bianco. Greater Dog vuole solo affezione.
Ignoriamolo, ignoriamolo ancora. E se lo ignoriamo ancora? Ma come si fa a salire quanto sei vicino? Ignoriamolo ancora? Dici. Ma cosa sto vedendo? Play, gioca. I'm bringing it to you. Now it's very tired. Stanco. Perché stiamo accarezzando un cane pixeloso? Bonso DLC, cosa vuol dire? Ignoro. No! Niente, vabbè. Almeno non l'abbiamo ucciso. Oh, ogni tanto siamo anche carini, esatto, con le cose brutte. Bel panorama, però. Ancora? No, basta. Ora fa cadere il ponte. Umano! Questo è la sfida finale. E anche la più pericolosa. Behold! Il ponte del terrore mortale. Ma che cazzo? Perché c'è un cane? Ma io non lo so. Quando io dico la parola, ci sarà tutto attivato, ok? Cannoni spareranno. Le spine ti taglieranno. Tutte le parti si gireranno violentemente e ti colpiranno, in poche parole. Avrai solo la più minima possibilità di vincere. Siete pronti? Perché io sarò... Lo farò. Non lo farà. Secondo me lo fa. Quindi, cosa facciamo adesso? Hold up. Io l'attivo adesso. Non l'attivo. Non sembra molto attivata. Sì. Questa sfida mi sembra forse troppo facile da sconfiggere. Sì. Non lo possiamo usare. Io sono uno scheletro con onore. I miei puzzle erano molto dignitosi. E le mie trappole erano cucinate. Let him cook. Ma questo moto è troppo diretto. Non mi convince, non è da me. Ok, let's go. In realtà era una scusa, esatto, perché stiamo diventando amici. Cosa state guardando? Questa era solo un'altra delle decisive vittorie di Papyrus. Mi fa ridere, sto morendo. Papyrus è il migliore. E cosa dice? Niente. Benvenuti a Snowding. Finalmente una città normale. Oh, finalmente. Basta, salviamo. Comunque, spero che questa parte vi sia piaciuta. Le fatiche di Ercole sono state incredibilmente difficili. E siamo arrivati nella prima città. Vedo uno shop, un inn, credo sia un posto dove devi dormire. Spero che vi sia piaciuto e spero che sia una cosa diversa dal solito, perché come potete vedere, non so se qualcuno in Italia abbia portato questa cosa qua, siccome è una cosa americana. Anzi, in realtà non l'ho visto neanche in America cose diverse. Volevo portare una cosa diversa dal solito e ho trovato questa mod che è interessante. Spero che vi sia piaciuta e scrivetemi nei commenti se volete altri episodi. Lasciate like, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Seramente, mamma.